Si è conclusa la 10ª edizione del campionato nazionale per seminari. Siamo con il rettore del seminario San Pio X di Catanzaro, Don Rocco Scaturchio. Davvero una bella manifestazione. Intanto, permette di dirlo, da uomo di sport, serena. Sì, sì, il nostro motivo dell'incontro dopo Pasqua tra i seminaristi è proprio uno scambio di fraternità, di serenità, di amicizia, voler rafforzare i vincoli che ci sono tra di noi nel cammino che ci conduce verso il sacerdozio, e quindi lo sport è uno degli elementi che di più unisce, certamente. Ecco, Don Rocco, soltanto una parolina per concludere questa manifestazione. Ecco, diciamo, siamo felicissimi di questa occasione che abbiamo avuto qui, di aver avuto 98 seminaristi di 11 seminari d'Italia, e aver potuto vivere questa esperienza anche sul campo di grosso spessore di amicizia, nonostante l'agonismo che ha caratterizzato gli incontri sportivi. Lo sport davvero aiuta tanto in tutte le direzioni, grazie. E vicino al seminario c'era il CSI, il Centro Sportivo Italiano. Ricordiamolo che è la parte sportiva, in questo senso, in questo momento, che aiuta e ha collaborato per questa manifestazione. Don Francolio, frate Francolio, frate Francolio, mi perdona. Ma è semplicemente meraviglioso stare insieme, collaborare. Poi collaborare col seminario significa qualcosa in più, perché è una casa di formazione allo spirito, all'umanità, e noi del CSI curiamo molto questo aspetto, quindi vengono queste iniziative. Dicevamo con il rettore Don Rocco, una manifestazione tranquilla, serena, certamente qualche cosa ha lasciato nell'animo di ognuno di noi. Beh, sicuramente una manifestazione che si diversifica da tante manifestazioni sportive. Lei sa a cosa mi riferisco, no? Purtroppo nei campi di calcio non c'è sempre il sorriso, la pace, la tranquillità. Ci sono le lotte per vincere a tutti i costi. Qui si è giocato per vincere, ma rispettandosi gli uni gli altri. Nel mondo del calcio diciamo che il terzo tempo è stato inventato da poco, è famosissimo nel mondo del rugby, però nel mondo dei giovani, Monsignor Cantisani, il terzo tempo può essere sempre, tutti i giorni, tutti i momenti, sempre gioia, sempre felicità. Poi quando si aggiunge anche un attimo di sport è importantissimo. Ma certo, perché oltre alla sua funzione educativa della personalità, lo sport dà grinta, entusiasmo, gioia, ti fa sentire giovani anche alla mia età. E questi seminaristi che abbiamo visto in questi tre giorni, questo lottare, diciamo, lottavano per vincere, ma lottavano per abbracciarsi alla fine. Esatto, penso che questo torneo è importante per questa sua forza di unire, fare comunione, solo insieme cambieremo il mondo, eh? Bene. Non è soltanto un attimo, un momento di sport dall'interno del campo. No, è giusto che si battessero per vincere, ma contava molto il partecipare, mettere in evidenza i valori dello sport, che educa ad avere una personalità robusta, che però sa rispettare, sa essere leale, promuove appunto la comunione e la corresponsabilità. Ecco, un gran bel pensiero da parte sua verso questi ragazzi che in questo momento stanno gioendo e mi verrebbe da dire quasi pregando che la loro gioia cresca di giorno in giorno. Lo sarà nella misura in cui Gesù Cristo sarà sempre più il loro amico. Assisi, prega, colpe.